Abbiamo attirato l'attenzione di molte casse pensioni e di investitori internazionali, sia in Estremo Oriente che in America. Tutti sono entusiasti. Allora, i soldi non sono fisicamente su un conto, chiaramente, perché nessuno immobilizza 50 o 100 milioni su un conto 3 o 4 anni, o se no se li immobilizza gli investitori dovrebbero pagargli degli interessi, per cui non so se è una cosa molto sensata. C'è invece un contratto fra la Vitala Group, che ha sviluppato il progetto per gli investitori, un contratto in cui la Vitala Group si impegna a mettere a disposizione degli investitori 100 milioni di euro, di dollari, scusate. Però ci sono, come abbiamo visto, ombre, perché per esempio abbiamo cercato di indagare su questa Vitala, che dovrebbe essere la società che organizza e promuove l'investimento, e non è stato molto chiaro e non siamo riusciti. Il gruppo ha già costruito diversi resort turistici e hotel in tutto il mondo, e dunque hanno sempre finanziato loro questi progetti. Firmando questo contratto con loro, loro sono sicuri che i soldi ci sono, ma i soldi saranno mobilitati solo al momento che ci sono veramente bisogno. Vitala, che per questo servizio riceverà 500.000 di franchi, ha sede a Londra. Siamo andati a cercarla, ma ad ogni nostro tentativo di stabilire un contatto ci ha smistati. L'unico appuntamento è saltato all'ultimo istante. Il recapito poi ci ha portato alla desolata periferia ovest di Londra, in un modesto e fatiscente edificio, che oltre a quello affittato da Vitala, ospita altri piccoli 84 uffici, tutti in affitto. Strano per una società che investe milioni in ogni parte del globo. Comunque l'investimento iniziale di 100 milioni servirà solo per la costruzione. Poi bisognerà pensare alla gestione. Hanno detto che ci sono circa 300 posti di lavoro. 300 posti di lavoro genera comunque un costo di salari sui 900.000 franchi al mese, ecco, all'incirca, facendo un conto così superficiale. E quindi vuol dire anche poterle tirar fuori questi soldi.